Ciao a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Wanna tra filati e trucchetti del mestiere. Questa puntata è una puntata un po' stanca. No, la puntata non è stanca per niente perché ho delle novità, ho delle idee, ho dei colori, ho uncinetto e ho tante tante cose belle. No, però sono io un po' stanca dal caldo. Ragazze, qui a Bologna, e ragazzi, qui a Bologna è venuto tutta un'ondata di calore, ma non penso che solo a Bologna. E qualche pioggerina qua e là che non ha fatto altro che alzare il coefficiente di umidità al modo che non si può neanche respirare. E io con la mia solita caparbietà, nota caparbietà, cioè nota da chi mi conosce bene, non penso e non voglio ancora accendere l'aria condizionata perché veramente non mi piace. E vado col ventilatore al soffitto e come posso, non lo so fin quando, ma non lo so, non mi piace perché non è una cosa reale. L'aria condizionata ti dà certo, un comfort, per amor del cielo, ti dà un comfort, però non è una cosa reale. Poi dopo quando vai fuori, cioè, senti la botta proprio, no, no e no. Sì, certo, lo utilizzerò, ma ancora lotto. Bene, queste essendo dette, passiamo alle cose più belle. E prima di tutto parliamo del, come al solito, ultimamente faccio così, ho fatto un formato finalmente, non so quanto terrà, ma questo è il formato di adesso. E quindi nel formato di adesso, prima di tutto parliamo del video di giovedì, questo giovedì, no? Il super cardigan, super 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 bello, super carino, il cardigan piuma in volo. E, da dove il titolo, da dove il nome? Boh, stavo pensando come chiamarlo, perché è così come, cioè leggero, è una cosa così. E da lì mi è venuta la piuma, perché queste ancore, se le guardiamo un po' meglio, possiamo tranquillamente, guardatele così, sembrano delle piume. E quindi, ecco, ecco la piuma in volo. Va bene, quindi io ho utilizzato il colore centro città, che è un colore, sono dei colori meravigliosi messi insieme in un modo stupendo. E come vi dicevo giovedì nella presentazione, avevo utilizzato 3 e un po'. E va bene, 3 e un po', ma non era abbastanza lungo, cioè era abbastanza lungo come avete visto dalle foto, ma io lo volevo ancora più lungo. E visto che mi era rimasto quello, ho fatto. Sto facendo perché ne ho fatti due, adesso voglio fare due anche per il davanti. Praticamente qua, quindi vi do l'idea, se lo volete, magari a un certo punto l'avete realizzato, l'avete finito, lo volete più lungo, vi è rimasto filato, cosa si può fare? Quindi io esattamente ho fatto, non so, su 4 sequenze, 5 sequenze, quindi non tante, no? Quanto voglio appunto per prolungarlo, e poi semplicemente qua sotto, proprio in lunghezza, lo prendo esattamente perché qua sono le catenelle, come vi ho spiegato nel video. Andrò a prenderlo con l'uncinetto, a unirlo qua, e faccio il numero di giri che ho realizzato per le parti, quindi semplicemente così. Le istruzioni scritte, come sapete, ci sono già, le ho inviate a tutte, o quasi tutte, o se non le ho inviato a tutte voi, quelle che avete già ordinato il filato, ditemi qualcosa, sgridatemi, non fortemente, perché forse mi sono scordata e non voglio, veramente non voglio, quindi per favore, ma oramai, quelle di voi che mi conoscete vi siete abituati con me che dovete proprio insistere a volte un po' di più perché io faccia qualcosa, ma non perché non voglio, è perché ci sono tante cose nella mia testa e a volte mi scotto, scusate. E quindi questo è il centro città, però vi volevo far vedere altri colori. Di questo ce ne sono ancora due o tre, ma comunque li ho già ordinati e stanno arrivando, stanno tornando, però ce ne sono ancora dei colori che sono molto molto belli. Questo
È il colore 2341, vi dico il codice, ed è un colore che è pastello, molto più pastello di questo, però ha sempre tantissime sfumature, ma tantissimi anche colori diversi. 4-5 colori diversi, cioè due tipi di verde, un turchese, un azzurro, un viola. Quindi, come vedete, è molto molto interessante anche questo, se vi può piacere. Invece questo a me piace troppo, guardate, cioè questo è un verde oliva con questo viola verso indaco, stupendo, veramente stupendo e molto elegante secondo me. Poi c'è un altro che vi è piaciuto molto, ma anche a me piace molto, e si chiama Roma Antica ed è proprio tutte le sfumature di rosso. Molto bello. Ok, e poi ce ne sono altri colori, andate a vederli, ma volevo presentarveli questi come opzioni, appunto a questo. E comunque questo cotone non lo so come chiamarlo, non lo so veramente come definirlo. È veramente un'ottima qualità, ottima qualità. È una cosa che vorresti, ecco, è come un buon romanzo che ti piace tantissimo e vorresti che non finisca ancora, no? Ecco, è proprio così anche con questo. Fai il progetto e proprio vuoi che non finisca ancora, ecco, questa è l'idea. Cioè, io ho avuto questa sensazione. E da qui voglio passare anche al New Entry, che il New Entry è collegato alle Kay Queer, che le amate tantissimo, anche io le amo tantissimo. Uno sciale lavorato con Kay Queer, secondo sciale, sempre ancore, cioè lo stesso punto del ancore o folio, lo stesso punto del cardigan, però sciale. Ve lo ricordate? No? Va bene, lo avete alla fine di questo video. Tutti e due sono alla fine di questo video, quindi gli scialli li avete alla fine di questo video. Oddio, il cardigan metto sotto il link se non lo trovate, ma è proprio l'ultimo tutorial di sciali. Comunque alla fine di questo video avete le copertine cliccabili, quindi se voi pigiate proprio su quella copertina vi porta direttamente al video. Quindi anche questo molto bello, per questo ho utilizzato uno dei colori che a me piace molto, ma ciò che vi voglio dire, vi voglio presentare, partire da queste meravigliose cake, questa l'ho utilizzata io per questo. E il colore è 773. Voglio presentarvi il New Entry, che è il fratello minore, che infatti nel gruppo l'ho scritto proprio così, poi vi siete messi tutti a ridere, ma mi sembra anche giusto, ma è la verità. È il fratello migliore di queste meravigliose cake. È il Whirlet, cioè vi presento Whirl e Whirlet. È o no è il fratello minore? Lo è. Tinta unita, io ne ho presi 13, mi sembra che ce ne sono ancora dei colori, ma li prenderò tutti. Comunque, tutti dei colori stupendi. Questo è un grigio più chiaro, tortora, questo è bubble, un azzurro bellissimo, questo è un giallo, insomma, rosa, dei colori stupendi, viola scuro, che nero, bianco, cioccolato, insomma. Colori che si possono utilizzare da soli o insieme alle meravigliose Whirl. E adesso io ho fatto già delle combinazioni, degli abbinamenti, ovvio, perché appena sono arrivate le ho messe sul tavolo e ho preso le cake e cioè, ho cominciato a giocare, sapete quanto mi piace. E queste foto le ho anche caricato sul sito. Quindi o andate a vedere Whirlet o andate a vedere Whirl, sotto c'è il link di tutti e due. Ci sono anche le foto delle combinazioni di colore, delle combinazioni di colore. E vi volevo far vedere come fare. Ok, e ciò che vi voglio dire un po'
La qualità è uguale, solo che è tinta unita, quindi avete già provato la qualità di questa cake. Anche questo è un filato, esattamente come quell'altro di cui vi dicevo, lo Zauberwool Cotton. Cioè proprio, sono quei filati che, quanto mi piace lavorarlo, c'è cioè proprio un piacere. E perciò vi posso rassicurare del fatto che anche queste, i fratelli minori, sono esattamente della stessa qualità. Stupendi. E vi volevo far vedere quanto stanno bene insieme. Perché io prendo una cake per fare uno sciale, ma magari lo voglio fare un po' più ampio di ciò che mi dà una cake. Però mi vuole ancora un pochino, cioè circa 100 grammi, perché qua in 100 grammi, voglio dirvi, ci sono 455 metri. 455 metri, ciò che vuol dire che io con tre di questi faccio una maglietta SM. Voglio dire, adesso vado su Wearlet, per farvi vedere. E quindi, ecco, vedete? No, non vedete. Sì, quindi voi aprite il prodotto e qua sotto, vedete, sono queste, quindi voi cliccate su uno, vedete? Poi vi arrivano tutte. Ok? Adesso ve le faccio vedere io qua, però comunque potete andare a vedere perché là ci sono di più. E ho fatto un po' così. E allora, una di queste, passo subito al dunque, una di queste, adesso se riesco a prendere tutto in mano, è questo qua, ad esempio, che a me piace. Ci sono? A me piace tantissimo, ma a me piacciono tutti, ci sono o no? Quindi uno, due, ecco. Vanno quindi tre colori di questo. Voi potete scegliere solo uno che vi piace di più. Volete andare sul grigio? Potete andare sul grigio. Volete andare sullo scuro? Quindi andate su questo viola, che va benissimo. O volete dare un po' di luce? Andate sul rosa. O tutti e tre. Il bello è che, come vi ho detto, voglio fare un cardigan. Voglio fare. E con una cake è un po' difficile. Sempre abbiamo problemi con i colori, come tenere da parte per la manica, così. Ecco, questi ci aiutano esattamente in questa cosa, non solo nella divisione dei colori, ma anche nelle quantità, perché qua io la cake ce l'ho da non mi ricordo neanche, è da 225 grammi, 1000 metri, no? Quindi con una di questa e con uno di questo, anche due, direi. Scusate, ma è così, è molto bello. Vengono sempre più vicino perché, insomma, cosa c'entriamo noi umani? Cioè, umani, insomma, normali. Quindi con una cake e uno di questo, dicevo, possiamo già arrivare a 1400. Quindi con 1400 metri già si lavora anche una L. Ok? Quindi pensate a questa cosa, pensate che meraviglia, non dovete più prendere due cake, ma prendete una cake e due di queste e avete risolto il problema. Anche molto più economico e non solo molto più economico, ma non vi rimane metà della seconda cake o un po' della seconda cake che non sapete più cosa farne. Ok? Quindi questo sarebbe un abbinamento o un altro abbinamento che adoro è questo. È questo veramente questo veramente lo adoro perché sono i miei colori preferiti. Questo è 789, la Cake Tasty Nom Nom 789, e invece queste sono Rose 859 e il viola scuro è 855, quindi veramente troppo bello. Poi c'è un'altra che l'ho trovata e che io mi sa che la voglio provare. È di nuovo una cosa un po'. È questa cake. Che sì, lo so, se la vedete così è esattamente come questa. Quando l'avete vista così avete. Insomma, e poi quando avete visto lo sciale avete detto: mamma mia, che bello! Quindi è uguale anche questa.
Io questa la voglio provare perché ho trovato con chi abbinarla. Ecco. Troppo bello, mi piace. Ah, e con questo. C'era qualcosa. Quindi uno di questi. Veramente troppo bello, non lo so, sono i colori delle cake però tinta unita e quindi possiamo giocare tantissimo ed è bellissimo. Poi c'è un altro che a me proprio a me è piaciuto tantissimo. Questo con questo e se proprio vogliamo possiamo aggiungere anche questo. Un'altra idea stupenda. Mi piace tantissimo. E poi l'ultima, cioè, ve l'ho lasciata per esattezza l'ultima, perché è questa la cake, come vi dicevo, è questa la cake. Ve la faccio vedere. Ups, ero appoggiata. Ecco, questa è la cake. Questa io ho utilizzato una cake, quindi per uno di questo non vi serve, ma se volete fare ad esempio un poncho, io vorrei. Allora sicuramente vi servirà di più. E guardate, ho un cardigan per dirvi, e guardate, cioè, ma è incredibile, ma è incredibile quanto mi piace. Adesso provo, ecco. Quanto mi piace, guardate, guardate che bellezza. Anche così, se lo volete un po' più. Se lo volete un po' più chiaro, volevo dire. O così. Oddio, ce la faccio. Ecco. Quindi, insomma, tantissime combinazioni. Morbidissime. Cioè, questo lo conoscete, è uguale, solo che è più piccolo e tinta unita. Ok, non insisto più. Provateli. Io non vi dico più niente perché dovete provare voi e poi dovete dire voi a me quanto vi piacciono. Bene, vi voglio parlare subito subito anche delle perline, delle collane che sto facendo e che vi stanno piacendo e io sono felice perché se a voi piacciono le mie creazioni, io sono felice perché le faccio per voi. Delle collane che ho fatto, le perline perché forse le ho messe io un po' strano. Quindi queste sono delle perline che a me piacciono tantissimo. Semplicemente sono le perline di Rico Design, semplicemente che lo so che le avete già prese in tante, ma per quelle che non le conoscete ancora. Vengono così, una confezione così, e in una confezione, voi con una confezione potete realizzare due set di questi. Quindi veramente ce ne sono tantissime, adesso non voglio parlare così, sul sito c'è scritto, sono di vetro e queste sono di vetro smaltato e sono veramente stupendi. E per la quantità e la qualità il prezzo è veramente ottimo, ve lo assicuro. E invece sempre lo stesso modello viene anche in cioè similperla, ecco, anche queste molto molto belle. Poi queste sono da 5,5 mm. Io le considero da 6, ma loro dicono da 5,5. Ok, e poi ce ne sono da 4 mm, quelle con le quali io ho lavorato l'ultima collana, questa tribale che ho fatto sempre questa settimana, martedì. La collana che anche questa vi è tanto piaciuto, ma veramente anche a me. E per questa collana ho utilizzato queste. Allora, queste sono da 4 e vengono così. Rose, cioè è rosa, è il colore, diciamo, principale, è questo un multicolore sull'azzurro, sul rosa, ma questo è per lo più multicolore. E poi c'è anche questo multicolore trasparente. No, non c'è. Sì, c'è. Anche multicolore trasparente, poi c'è questo multicolore
E poi c'è questo rosa trasparente. Allora, vi dico sinceramente che anche di queste vi ho fatto vedere anche nel video appunto della collana, cioè mi è rimasto ancora un bel po', non lo so se io se riesco ad aprire qua, ecco, questo è ciò che mi è rimasto, cioè un bel po' di perline, posso lavorare ancora una collana o un bracciale o cosa voglio. Quindi veramente, come dicevo, hanno per i prezzi delle perline, che sappiamo che le perline costano, sono di vetro, sono di qualità e hanno un prezzo veramente molto molto appunto ragionevole. Bene, ecco, dovete sapere che io anche quando cerco i prodotti che li porto nella boutique, cerco sempre di stare nella qualità, quello è chiaro, la qualità è la cosa più importante, ma certo anche un buon rapporto qualità-prezzo quando si può. Cioè, diciamo che tutti i prodotti, dal mio punto di vista, hanno un buon rapporto qualità-prezzo, perché voi, quando prendete un prodotto e lo guardate e dite sì, ma questo qua costa 6,85 euro, uno, mamma mia, ma non è possibile. Allora, se avete provato la qualità di questo prodotto, non lo dite. E due, guardate sempre quanti metri ci sono dentro. Io qua in 100 grammi ne ho 455 metri, ciò che vuol dire, come vi ho detto, che io con 3 faccio una maglietta. 6,85 per 3, adesso io faccio 7 per 3, sono 21, fanno 21, cioè con 21 euro io mi sono fatta una maglietta fatta a mano con un filato di qualità. Secondo me vale la pena, no? Quindi dovete sempre pensare, partire dalla qualità del prodotto, andare a vedere anche quanti metri contiene. Perché la stessa cosa dico della Zauberwall. Zauberwall che è un filato, ma questo non è che lo dico io, è riconosciuto, posso dire, a livello mondiale, perché loro vendono in tutto il mondo, è riconosciuto, cioè un filato, come vi ho detto, con tracciabilità della materia prima, quindi prodotto in tutte le condizioni, insomma, praticamente il massimo di ciò che può essere sul mercato, e per non dire colori, per non dire piacevolezza del lavoro e così via, ci sono in 100 grammi anche qua. 420 metri, quindi anche qua con 3 possiamo fare una maglietta. Per cui è sempre, dobbiamo sempre pensare a questa cosa. Io in uno una di queste puntate con i trucchetti, tra i trucchetti vi ho spiegato la metratura, quanto è importante, e vi ho dato anche le cifre un po' per le varie taglie. La metratura è molto importante, molto più importante dei grammi. Molto. Bene, vi lascio. Vi auguro un weekend meraviglioso, creativo. Iniziate questo sciale. Prendete appunto una cake, se ancora non l'avete provata, sarebbe il momento. Prendete una di queste cake e iniziate questo sciale. Questo è un progetto che va da solo. C'è un progetto che si lavora con tanta, non lo so, leggerezza. Quindi è un progetto che ci prende, è perfetto per il caldo. Io per questo che vorrei iniziare un poncio proprio con questo filato, perché è un progetto che ci rilassa. Ecco, vi do un'idea. O se no, appunto, che ve l'ho fatto vedere, fate il cardigan di questa settimana. Ho questo sciale, anche questi due punti, cioè, che veramente sono semplici. Buon weekend, grazie di avermi seguita e che siete stati qui con me. Sotto i commenti, tutti i vostri commenti sotto, che così vi posso rispondere. Non trovate link del filato, non trovate quantità, volete sapere quanta quantità per sotto. Così vi rispondo e siamo a posto. Non vi scordate che per i nuovi iscritti alla newsletter, quindi iscrivetevi alla newsletter e
primo vostro ordine che lo fate nella nostra boutique avete 10% di sconto. Come? Alla fine avete messo nel carrello tutto ciò. Alla fine, quando siete nella pagina di checkout, quindi scrivete dati di fatturazione, nome, cognome, tutto, sopra i dati di fatturazione c'è una casella, la parola benvenuto nella casella sopra dati di fatturazione. E avrete, certo, dovete pigiare applica perché sennò è inutile solo scriverlo. E allora avrete appunto 10% di sconto sul totale acquisto, quindi non calcolato con la spedizione. Attenzione, perché qua alcune di voi mi chiedete sempre: ma come mai che poi la spedizione è tornata a 8 euro invece di 5,50 o invece di spedizione gratuita? Perché come sapete, se sapete, ci sono tre fasce di spedizione. Fino a 50 euro sono 8 euro di spedizione. Passato 50 sono 5,50 e io dico che questa è una fascia che dovrebbe essere sfruttata di più. E poi oltre 85 sono, cioè la spedizione è gratuita. Però se veramente, certo, la spedizione è gratuita per voi è la cosa migliore da fare, perché in questo modo acquistate solo il prodotto e non avete niente da pagare in più. Invece se magari non volete prendere tanto, almeno fate in tal modo che arriviate ad oltre 50, che almeno così pagate la spedizione ridotta. Questa, meno male che mi sono ricordata, perché ve la volevo dire da tanto tempo. Quindi vedo molti ordini che a me viene vedo molti ordini, ad esempio 49 o non lo so, 48 o 38 o 45, no? Cioè, puoi cercare un altro gomitolo, qualcosa da aggiungere al tuo ordine, così almeno scatti con il 5,50. È già è meglio, ovvio. Va bene, vi ho detto tante cose e spero di esservi state, cioè essere state delle cose utili e belle. Vi ringrazio di avermi seguita fino alla fine. E vi auguro un weekend meraviglioso, caldo sì, qua si annunciano delle tempeste, delle insomma piogge, speriamo che non sia niente di molto violento, perché è quello sempre il problema, un po' di pioggia però ci sarebbe. E niente, alla prossima settimana, creativa e piena di colore e amore. Ciao!